Buongiorno, bentornati a questa nuova puntata di Vera Mattina. Oggi vogliamo partire parlando di scuola. Sta per concludersi un anno piuttosto travagliato, segnato dalla pandemia, e si parla di maturità, maturità 2022. Si parte con l'esame di Stato il prossimo 22 giugno, un esame che torna nella sua versione tradizionale. Ne parliamo tra poco con i nostri ospiti, perché ci soffermeremo anche sul flop dei banchi a rotelle, come pure su quello che sarà il futuro della scuola dopo l'emergenza sanitaria. Saluto Maria Stella Origlia, buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Grazie a lei per aver accettato il nostro invito. Lei insegna presso il liceo Stabili di Ascoli Piceno, quindi sì, abbiamo un insegnante. In collegamento invece c'è un dirigente scolastico, è Massimo Sapia della scuola Gramsci di Settimo Torinese. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Grazie per l'invito, buongiorno, allora, anche alla professoressa. Partiamo subito, buongiorno, direi, attraverso questo servizio che ci riepiloga un po' quelle che sono le ultime notizie relative all'ordinanza firmata dal ministro Bianchi sulla maturità 2022. Guardate. Maturità al via il 22 giugno, confermati i due scritti, ma ci sono novità sul voto. Secondo quanto previsto dall'ultima ordinanza ministeriale, il punteggio finale è espresso dalla somma delle prove d'esame per un totale di 50 e del credito scolastico ottenuto nel corso del triennio, che può arrivare ad un massimo di 50 punti. Il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, ha ribadito il fatto che si è nelle condizioni di tornare progressivamente alla normalità, ma allo stesso tempo ricorda che non siamo ancora fuori dalla pandemia. Bianchi ha voluto comunque tranquillizzare studentesse e studenti sul fatto che si terrà conto degli ultimi due anni di DAD, pertanto i due maturandi non devono aver paura di non farcela. Ma gli studenti hanno più di un timore, tanto che hanno chiesto, vanamente al Ministero, un esame di maturità incentrato sul percorso personale di ciascun ragazzo, senza la seconda prova scritta e con un colloquio orale basato sulla tesina. La scuola resta dunque al centro del dibattito tra il rebus mascherine e il flop dei banchi a rotelle. Come evidenziato da Repubblica, degli oltre 434.000 banchi a rotelle, solo il 50% circa delle sedute innovative è stato utilizzato. Ogni banco a rotelle è costato 219,17 euro contro i 93,4 euro dei banchi monoposto fissi. Al di là delle somme erogate dallo Stato, ci si domanda quale sia il prezzo reale che pagano studenti, docenti e dirigenti, oltre alle famiglie, in questi due anni di pandemia. DAD, aperture e chiusure, una gestione schizofrenica. Il timore è che possa riaccadere a settembre nella malaugurata ipotesi di una nuova ondata, tanto che già si parla di quarta dose per tutti. E resta il rebus mascherine. Dottoressa Origlia, che ne pensa? Allora, per quanto riguarda le ultime direttive che stavano già nel decreto del 24 marzo, quello firmato appunto un paio di mesi fa, e poi le specifiche che ci sono state a partire dal 1 maggio, per ora nelle scuole, io dico per fortuna perché è comunque una garanzia, si continua a portare la mascherina perlomeno fino a conclusione delle lezioni. In alcuni testi si parlava di fine anno scolastico, poi diciamo che giornalisticamente nella comunicazione per noi anno scolastico significa 31 agosto, termine delle lezioni è il 4 giugno, termine delle attività didattiche 30 giugno, quindi diciamo che nella nostra amministrazione ogni dicitura ha un valore giuridico, però in ogni caso per ora si continua a portare la mascherina in classe e a scuola, e quindi negli ambienti, nei locali scolastici. Come vede il ritorno dell'esame di maturità nella sua forma tradizionale? È stata osteggiata questa scelta da parte degli studenti? Beh, è chiaro che gli studenti fanno anche il loro mestiere. Tutti ricordiamo, no, le proteste di quando noi andavamo a scuola, quindi diciamo che c'è una vena di voler gestire il proprio spazio, il proprio anche punto di protesta, e questo è anche un valore, diciamo, positivo. Però io credo che questa decisione del Ministero, del Ministro, sia da salutare in maniera positiva, perché con una graduale attenuazione del fenomeno dei contagi e quindi
della pandemia, è ovvio che la scuola deve pensare di tornare alla normalità e quindi gradualmente si torna a ricostituire un esame di Stato che poi deve essere degno di questo nome. Però le domando, lo chiedo anche al dirigente scolastico in collegamento da Settimo Torinese, Massimo Sapia, DAD ha recato un pregiudizio al rendimento scolastico e quindi anche alla performance, chiamiamola così, dei docenti? Intanto lo chiedo a lei. Secondo lei ha creato... Alla professoressa? Sicuramente sì. Insomma, il fenomeno della DAD da una parte ha avuto i suoi lati positivi, ricordiamoci di 2 anni fa come stavamo messi durante la pandemia, non avevamo neanche i vaccini, quindi la DAD è stata una soluzione temporaneamente ben gestita da tutti i docenti e dai dirigenti scolastici che si sono dimostrati capaci nell'attivare l'organizzazione di un servizio che non era proprio nuovo al settore, perché insomma le lezioni in DAD, le lezioni a distanza con dei sistemi tecnologici erano già presenti nelle scuole, specialmente nelle superiori. E poi però è chiaro che la scuola, l'apprendimento non avviene solamente nel momento formale di erogazione del servizio scolastico, spiegazione e verifica, ma avviene, questo è dimostrato dalla scienza pedagogica, avviene in un momento di socialità in cui il sapere è trasmesso, i contenuti sono trasmessi, vengono veicolati anche all'interno del gruppo classe, del gruppo sociale degli alunni, riportati al docente e ridistribuiti. Quindi l'apprendimento è un fenomeno dinamico, non è un bugiardino in cui io do l'istruzione, quello è fatto e torna indietro. Cioè, l'apprendimento è qualcosa di più complesso e togliendo la socialità e lo scambio fra alunni è chiaro che l'apprendimento ha avuto dei problemi, non inclusi i problemi psicologici, perché i ragazzi tenuti in casa, sia quelli piccoli che quelli più grandi, noi abbiamo ragazzi che vanno dai 14 ai 19, ne hanno risentito e non a caso il ricorso allo psicologo nelle scuole ha alzato molto la percentuale di richiesta anche da parte dei genitori, quindi è chiaro che la DAD ha modificato in questi 2 anni la qualità dell'apprendimento e anche del lavoro, perché per noi docenti non è stato semplice adattare il nostro modo di fare scuola davanti a uno schermo con la possibilità di non avere direttamente la resa, quindi non si capisce dagli occhi dei ragazzi se hanno capito a distanza, mentre lo capiamo quando siamo in classe. Dirigente, è d'accordo? Sì, volevo fare sono sostanzialmente d'accordo con la professoressa, però vorrei fare una distinzione e anche dire un po' il lavoro che sto facendo io. Io sto dirigendo dal 2019 un istituto comprensivo, quindi noi abbiamo infanzia, primaria e secondaria di primo grado, quindi prendiamo la fascia d'età delle persone che poi andranno alle superiori. Io la considerazione che sto facendo rispetto alla DAD, anche qui con l'amministrazione abbiamo cercato di creare dei sondaggi, delle inchieste per capire un po' quello di cui stiamo parlando, no? Non solo a livello nazionale ma anche a livello territoriale, che impatto ha avuto questo tipo di didattica che si incrocia con tutte le problematiche a livello sanitario. Dal mio punto di vista la grande differenza tra il primo ciclo e la secondaria di secondo grado è che sostanzialmente noi con l'infanzia e la primaria, anche la secondaria di primo grado, siamo stati tanto in presenza già a settembre del 2020, quindi per noi l'idea di ricominciare in presenza e di lasciare proprio solo nei casi di emergenza dovuto alla pandemia la didattica a distanza, questo è stato un passo che abbiamo cercato di fare e soprattutto a settembre 2020, ve lo ricordate, la professoressa lo sa benissimo, nella secondaria di secondo grado era molto più semplice per tutto il sistema lasciare tra virgolette a casa i ragazzi e gestire in maniera quasi automatica l'apprendimento. Però vorrei dire anche la cosa che diceva la professoressa, è verissima. In questi 2 anni purtroppo c'è stato una specie di fraintendimento. L'innovazione tecnologica a un certo punto è stata fatta coincidere con la didattica a distanza.
Ma non è questo il punto, perché come diceva la professoressa, la socialità, la possibilità di lavorare in gruppo è possibile anche attraverso l'innovazione digitale. Come dire, per fare in fretta, come dire, dare la possibilità alle persone di, tra virgolette, non stare indietro rispetto all'acquisizione di contenuti. Spesso le lezioni che si sono svolte in didattica a distanza sono state delle lezioni frontali durissime per i ragazzi. Questo perché c'è, comunque è un, come dire, un marchio di fabbrica della scuola italiana, dal mio punto di vista, no? L'idea che ci si deve centrare tutto sul contenuto. Facendolo a distanza, la professoressa lo sa meglio di me, io sono stato insegnante prima di fare il dirigente negli istituti superiori, quindi fare una lezione in cui l'insegnante parla per un'ora e ha, come dire, non ha la possibilità o l'incombenza di gestire tutto quello che succede in una classe, è molto semplice e molto comodo. Quindi, paradossalmente, la trasmissione dei contenuti funziona benissimo con la didattica a distanza. Tutti in questi 2 anni abbiamo fatto tantissimi webinar, ci siamo formati, e l'offerta formativa per docenti e ragazzi è cresciuta tantissimo. Il punto è che, restano delle difficoltà nell'apprendimento, nella maniera in cui diceva la professoressa, perché un conto è essere all'interno di un gruppo di pari guidati da un adulto, certo la trasmissione dei contenuti, ma le competenze anche legate all'acquisizione dei contenuti, che è la condivisione, la collaborazione tra ragazzi, il fatto che tanti contenuti passano anche nella relazione. Questo è stato veramente complicato e durissimo. Oh, mi lasci dirigente sottolineare Prego. anche le criticità che hanno vissuto non solo gli studenti e i docenti, ma anche le famiglie, perché Brava, brava. forse non eravamo così preparati. Ricordiamo tra l'altro che non tutte le famiglie hanno pari opportunità anche a livello Bravissima. economico, quindi si sono dovute insomma adeguare, attrezzare, no? Garantire ai propri figli uno strumento per seguire le lezioni da casa e per tanti genitori è stato ancora più difficile perché magari in smart working hanno dovuto seguire anche questi ragazzi che avevano delle difficoltà e la professoressa ne saprà sicuramente Certo. qualcosa, Sì, no? perché poi. Immaginatevi nel primo ciclo i bambini dell'infanzia, i bambini della primaria, ma anche quelli della secondaria Certo. di primo grado sono molto meno autonomi rispetto a quelli della secondaria di secondo grado, che comunque anche i ragazzini più grandi hanno avuto tantissime difficoltà nella gestione di questi momenti, comunque. Professoressa? Sì, no, io sono d'accordo e condivido tutto quello che diceva prima il dirigente dell'ISC, che non mi ricordo come si chiama, chiedo scusa. Massimo Sapia, Massimo Sapia. settimo tre. Esatto, quindi penso Diciamo. che loro, specialmente i dirigenti, hanno avuto veramente da fare in questi 2 anni, non soltanto per la DAD, ma per tutto quello che ha comportato la pandemia, insomma, anche a livello di gestione del personale, da non dormire la notte. Comunque, detto ciò, il discorso della DAD e dei sistemi ha comportato sì una difficoltà anche economica, perché noi pensiamo che non tutte le famiglie avevano a disposizione i device per uno, due, tre figli più il loro per fare lo smart working, perché molte madri e padri erano a lavorare a casa. La scuola è intervenuta con qualche decina di milioni a supporto delle famiglie, perché abbiamo dato in comodato d'uso tantissimi computer, tantissimi PC, che poi vengono restituiti alla fine dell'anno, quindi su questo lo Stato ha garantito perlomeno un supporto in termini di materiale. E il problema però non è quello, perché i soldi per i computer c'erano, il problema è il cablaggio, cioè noi abbiamo un territorio a livello nazionale, il preside forse lo sa perché non so adesso quella zona del Torinese dove Ma sta, ma se vuole poi ecco, noi noi siamo abbiamo messi abbastanza bene, diciamo, da quel punto di tanti vista, sì. territori, tanti territori montani, anche qui nel nostro Piceno, dove non è possibile avere una connessione Certo. buona e continua perché non c'è campo, insomma, le famiglie, i palazzi non hanno la connessione e quindi pur avendo il PC molti ragazzi restavano isolati perché non avevano il collegamento internet, quindi
È chiaro che si è intervenuti forse in alcuni comuni con il miglioramento di queste reti. Tra l'altro, proprio un paio di giorni fa c'è stata una conferenza di servizio interministeriale tra il Ministero dell'Istruzione e il Ministero della Transazione Digitale, che hanno comunicato, hanno collaborato, hanno condiviso con le scuole, con le dirigenti scolastici, l'ampliamento, l'intervento con 45 milioni di euro, dividendo, noi abbiamo 22.000 pubbliche amministrazioni in Italia, che vanno dai comuni alle scuole, il preside lo sa, che vedo che annuisce e probabilmente ha partecipato anche lui a, questa, a questo webinar. Ecco, questi sono passi avanti che sta facendo lo Stato, diciamo che noi accogliamo come docenti e come scuole questi interventi, perché migliorano, adesso non andiamo nel dettaglio perché era veramente una conferenza tecnica, però si parlava di miglioramento delle connessioni, miglioramento dei servizi digitali, miglioramento dei siti e miglioramento di interventi da parte delle famiglie che con pago internet, insomma, termini molto tecnici che ovviamente qui noi docenti che insegniamo materie umanistiche facciamo anche difficoltà a interfacciarci, a volte però bisogna formarsi e capire. Comunque, anche mi sembra di capire il PNRR offre anche grandi opportunità. Ecco, infatti proprio qui diciamo che se noi non interveniamo in questo, e questo governo sta facendo per quello che può. Ecco, se noi non interveniamo in questo possiamo parlare di innovazione, ma poi materialmente non abbiamo gli strumenti. Oh, scusatemi, però insomma, parlando appunto di gestione delle risorse, vorrei soffermarmi anche sulle scelte del governo Conte, per esempio sui banchi a rotelle. Allora, intanto vorrei chiedere alla professoressa se si sono visti questi banchi a rotelle nel PCM. Allora, noi nella mia scuola noi non abbiamo acquistato banchi a rotelle, perché credo che non è che fosse un obbligo l'acquisto dei banchi a rotelle. Il governo Conte aveva messo a disposizione la possibilità per le scuole di acquistare questo nuovo, diciamo, questo strumento, che è fondamentalmente è una sedia che ha una base mobile e poi c'è una, insomma, tipo una sedia da conferenza, via. Sì. Io materialmente l'ho provata in un'altra scuola, è un po' strettina, però voglio dire, lì ci si sta seduti. E ora il discorso però non è, adesso non è che vogliamo dare addosso, eccetera. Quella era un'opportunità che è stata data alle scuole, siccome le dirigenze sono, le scuole sono autonome e hanno un'autonomia anche finanziaria, se la scuola poteva ritenere utile per i propri ambienti di apprendimento un'organizzazione tale per cui quei banchi lì erano funzionali all'utilizzo di aule e ambienti appunto anche di natura mobile, non è che in sé il banco a rotelle è condannabile, ma non c'entra niente con il Covid. Però io, cioè, l'abbinamento banco a rotelle Covid sinceramente non l'ho molto capito, probabilmente è stata fatta una comunicazione anche errata o comunque parzialmente errata. Gli ambienti di apprendimento sono dei luoghi cui si fa appunto scuola e non tutti gli ambienti sono costituiti in maniera ottocentesca. Beh, allora come, forse, come perdoni, sono le aule allora forse nostre. Il comparto dei dirigenti non è stato così sentito, perché se molti vi hanno rinunciato c'è stato un problema, insomma. Noi abbiamo rinunciato perché nella nostra scuola le aule, noi siamo una scuola molto grande perché abbiamo 4 indirizzi di scuola di licei, 4 indirizzi liceali suddivisi in 3 plessi, per cui abbiamo già tutti gli ambienti, di cui un plesso non è neanche il nostro perché siamo ospiti presso un istituto tecnico. E quindi noi le aule ce le abbiamo attrezzate, non abbiamo acquistato questi banchi. Sicuramente l'errore mediatico e l'errore anche, non so, a questo punto del ministro che c'era prima è stato quello di dire che con il Covid bisognava comprare, utilizzare il banco a rotelle, significa che il ragazzo che gravita su questo banco a rotelle si muove, ma non è che abbatti la possibilità di contagio. Nel vostro istituto ci sono banchi a rotelle, dirigente? Sì,
Allora, vi spiego un po' quello che è successo nelle. Condivido pienamente tutto quello che ha detto la professoressa. Sembra che ci si sia messi d'accordo prima, ma No, 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 io la non sto ci conosco. vedendo adesso, Infatti, ma è preside, no? veramente questa linea di equilibrio rispetto anche a questa questione la condivido. Perché è successo questo: nell'estate del 2020 l'amministrazione centrale, il MIUR, ha richiesto alle amministrazioni regionali un sondaggio sugli spazi all'interno di tutte le scuole. Cosa è successo? Siccome bisognava garantire il metro di distanziamento, già in questa piattaforma che noi dirigenti ad agosto abbiamo dovuto compilare, erano previste, le misure per i banchi che ci avrebbero dato. Allora, noi avevamo banchi comunque, alcuni più piccoli, altri, come dire, quelli molto grandi, che calcolando lo spazio all'interno delle nostre aule, non avrebbero garantito il metro di distanziamento e quindi abbiamo fatto degli ordinativi di quei banchi piccoli perché dovete pensare che rispetto alla secondaria di secondo grado, con la primaria, un bambino di prima elementare o un bambino che si iscrive alla prima media, come dire, no, non sono già, come dire, non occupano lo stesso spazio che occupa un ragazzo di 15-16 anni, no? Allora, abbiamo fatto questi calcoli in maniera molto precisa, abbiamo restituito, abbiamo fatto l'ordinativo per i banchi, quelli un po' più piccolini, quelli normali, tradizionali, le sedie anche ci sono state consegnate e questo è stato il grosso dell'ordinativo che ci ha consentito di far rientrare le persone a settembre. Poi c'era questa opzione sui banchi a rotelle. Io in quel momento lì ero veramente, come dire, mi sembrava il dibattito a livello generale sui giornali tutto concentrato sui banchi a rotelle, non ho mai capito perché, mentre la realtà scolastica era quella che diceva la professoressa, perché bisognava vedere ogni singolo istituto scolastico quali spazi aveva a Dirigente, disposizione e quello scusi, che poteva no, servire. Sì, no, io credo finisco che, no, solo. no, io credo, però Finisco mi perdoni, solo. perché i Sì. giornali secondo me si sono concentrati su questo aspetto perché sono state spese delle risorse che poi sono cadute per metà nel vuoto. Allora gli No, italiani si però domandano, no? Ecco, è un po' questo il discorso. come diceva la professoressa, noi dirigenti scolastici siamo stati, come dire, liberi di scegliere se avere i banchi a rotelle o no. Io ne ho ordinati 100, li abbiamo ancora qui e in questi anni li abbiamo utilizzati o per la didattica laboratoriale o, faccio un esempio, siccome ormai abbiamo imparato in questi mesi di pandemia che come dire, da qui a 3 mesi non sappiamo mai quale sarà la situazione, può solo sempre peggiorare, questo è il discorso. A noi è successo che sono cambiati i parametri proprio per la questione dei contagi della distanza tra le persone all'interno di una mensa. Prima l'ASL ci diceva lasciate pure il metro di distanziamento, poi ha detto nel caso di 2 o 3 contagi dovete mettere i ragazzini in mensa a 2 metri di distanza. Allora, che cosa abbiamo fatto? Invece di trasportare i banchi, quelli tradizionali, abbiamo utilizzato i banchi, quelli a rotelle, mobili, per quelle 2 settimane che sono serviti. I ragazzini hanno mangiato lì e li abbiamo utilizzati in quella maniera lì. Ma a suo avviso quindi è stato un utilizzo, diciamo, utile per così garantire il distanziamento nel vostro istituto? Quindi Allora, per contenere il contagio? Nel nostro istituto, dato gli spazi che avevamo, no, e li abbiamo utilizzati sempre in maniera, come dire, preventiva quando magari bisognava usare un locale molto più grande, come l'esempio che vi ho fatto adesso della mensa, e allora era molto più semplice spostare quei banchi e utilizzarli in maniera, come dire, transitoria, ecco. Come guardate al prossimo anno scolastico? Allora, Olivia? io guardo in maniera positiva, non voglio farmi illusioni né dire, diciamo, delle cose avventate, però noi sappiamo che c'è il 93-92% della popolazione italiana che ha ricevuto almeno una dose di vaccino, alcuni hanno terminato il ciclo primario, altri hanno la terza dose. Ovviamente la quarta dose adesso è prevista per le persone fragili e gli ultraottantenni, quindi non credo che ci sia grande accesso a quest'altra possibilità. Io credo che dal punto di vista medico non lo so perché non azzardo nessuna previsione, in quanto non sono un tecnico del settore. Potrebbe tornare la DAD?
Secondo me la DAD no, perché se già quest'anno il ministro ha detto noi l'anno che 21-22 lo facciamo in presenza, questa dichiarazione è stata sicuramente supportata da accordi e condivisioni con il Ministero della Sanità. Io ho apprezzato, devo dire, gli interventi di questo governo, perché hanno sempre lavorato, in questo caso il ministro Speranza e il ministro Bianchi, perché hanno sempre lavorato in sinergia con il Comitato Tecnico Scientifico, con gli esperti, con virologi, infettivologi, e hanno controllato e monitorato i contagi, la curva dei contagi. Quindi io non ho nessun elemento evidente che mi faccia pensare che a settembre, per ora, che a settembre si possa tornare di nuovo e totalmente in DAD. Lei, dirigente, ha qualche timore, considerato anche il fatto che tanti bambini non sono vaccinati? Allora, il mio timore è questo, che si faccia come tutte le... Allora, sia nel settembre 2020 sia nel settembre 2021, fino al 31 agosto sembrava che andasse tutto bene. Con la riapertura della scuola scattava sempre l'allarme. Allora, quello che mi sento di dire è, come dice la professoressa, non sappiamo, da qui a due mesi, ci auguriamo tutti che si mantenga questa linea, perché sostanzialmente per la didattica in presenza siamo pronti. Pensate alle misure di contenimento, io lo sto notando, non c'è più l'obbligo di mascherina all'esterno, tantissime persone continuano a tenere la mascherina. Cosa vuol dire questo? Che ormai è stata interiorizzata una delle misure fondamentali, no? A prescindere dal numero di vaccinazioni che ci saranno tra i bambini, perché non essendoci l'obbligo, secondo me in questa fase non so quante famiglie decideranno di vaccinare, ce ne sono state già tante che hanno deciso di vaccinare. Quindi qual è il timore? Però, siamo in chiusura, dirigente. Allora, il timore è solo di farci del male da soli. Ormai sappiamo come affrontare questa pandemia, le misure di contenimento le abbiamo e siamo pronti per ripartire in presenza. Qui. Ecco, l'unica cosa è di trovare una collaborazione ancora più stringente con le altre istituzioni che si occupano, soprattutto con le ASL, non so la situazione nelle Marche. Per noi abbiamo sempre collaborato in maniera corretta, ma certo c'è una grossa fatica da parte a volte delle ASL e noi come scuola dobbiamo farci carico di, soprattutto dal punto di vista burocratico, di informazione, di tantissimi passaggi burocratici proprio relativi alla segnalazione dei contagi, ad esempio, no? Da gennaio complica in poi, questo anche qua, che complica la vita un po' a tutti. Grazie a Massimo Sapia, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo 7-3. Grazie a Maria Stella grazie Origlia, a voi, grazie docente a voi. Presso il liceo stabile di Ascoli Piceno. Noi ci fermiamo, una breve pausa, e poi torneremo per raccontarvi una storia di riscatto dalla dipendenza alla musica.